sentito, lui ci si scappava in acqua. Le piedi? No, no, le piedi. Meglio di così. Siamo giovani, belli, soprattutto giovani. Quel giovane è bello, quel canino. Quel canino. Senti come si sta. Madonna che spettacolo. Ma lui quando viene? Anche un uomo prenderei. Giusto perché siete voi, eh. Ma so io, sono bello. Anche Madonna, c'è anche Daniele. Appunto. Non ho voglia, ragazzi, non ho voglia. Non ho voglia, cioè... La nostra capanna è bellissima. Ho capito, però ho capito, Dani. È calda, e non c'ho voglia, non c'ho più voglia. E gli ho detto a Valerio, porta le telecamere, i microfoni, facciamo una puntata qua. E no, è meglio i microfoni, è complicato. Dani, ascolta, palle sempre più complicato, noioso, sei una rottura di coglioni. Andiamo, dai, tu, Dani, si è fatto tardi. Et alors, andiamo! Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen. Signore e signori, questo è Funk Shack, la musica da parlare. Stavo guardando... Cazzo cioè, fai? È... L'ho capito Lorenzo Mancineschi la ieri. Capito, ma queste cose fattele a caso. Chi è? Fermo. Torno presto a trovarvi. Cioè, è lui quello vestito da cameriere? Sì. Che gentilissimo. Cioè, ma gliel'abbiamo detto per, si dice perché per, ci ha creduto. Si dice per cortesia, guarda, no, torna a trovarci. Perché poi l'ho capito, io un programma. Quello, capito, ti fa l'agguato, ti trovi, capito, in televisione che, no, vabbè, ma che ci ha creduto realmente che casino, no, io non penso. Ci ha creduto realmente, no, che vuole tornare. No, dai. Sì, sì, ma che sì, è una cosa che si dice, torna a trovare. Ma c'è, ma che, cioè, che chi ma, ci crede? Ma anche chi sono culo, insomma. Ma infatti, cioè, fatelo immagini, insomma, dai. Vabbè, dai. Situazione. Però deve averci preso la lettera, perché evidentemente sta scrivendo, capito, diverse continua a scrivere, sì, a nastro proprio, cioè, torna a trovarvi, ma con la lacrimuccia, cuoricini, queste cose, sì, qua anche delle emoticons. Abbiamo fatto un brutto effetto, abbiamo fatto sto ragazzo. Ma quello lo facciamo più o meno a tutti, però, cioè, non è che ci siamo distinti con lui. Ah, quindi in generale proprio. Sì. Anche pericoloso lui, insomma, con quando, capito, quando ti prende l'agguati. Che quando ti prende di mira, te lo trovi in casa all'improvviso, neanche te ne accorgi. Puff. Ha detto da te, pensavo mi dicessi quando ti prende da dietro, che ne so che. Che questo umorismo di bassa lega. Pessimi, cioè peggio solo di lui che ha microfoni spenti, no, ha detto datemi un quarto d'orina. Dorina, il quarto d'orina. Quarto d'orina, almeno una litrata. Solo lui è riuscito a fare di peggio. Valerio è il top su queste cose. No, vabbè, dai, ragazzi, in settimana ve l'ho detto, ho anche scritto io su Facebook, se hai visto quel coso lì di quel programma agghiacciante su Italia 1. Che situazione! No. Oddio, no! Che sorpresa! Che bello! No! Ti felici! Ma tantissimo! Guarda, stavamo proprio parlando di te. Come si dice in questi casi? Che culo! Ma quando torna a trovarci Lorenzo? Che carambata! C'hai letto un vento? Poco vento stasera. Poco vento. Ci avrebbe fatto comodo il vento, sì. Sì. Ma che si racconta di bello? Che stavamo facendo questa immonda sceneggiata per introdurre. Veramente, proprio una caciottara. Una caciottara, molto. Molto cacio e pepe, sì. Poi mi porti per secondo un filettino al pepe verde. E poi per i dolci, per i dolci ci sentiamo dopo. Tutto passa. Quanto paga Valerio? Gliel'hai chiamata. Questo è Funk Shack, io sono Daniele. Questo è Giuseppi, quello è Igor Energetic DJ, quello è Valerio Funghi in sala macchine. Ciao, ciao. E questo è di nuovo il nostro Lorenzo Mancineschi, la iena scomoda. Il moralizzatore. Guarda, lo sai che c'è un buon cure che sta facendo delle riprese? No, davvero. Ma questo, guarda. Questo è più nuovo lui. C'è un buon cure. Sì, quell'altro l'abbiamo consumato. Stasera, l'abbiamo dato indietro. È più guarda che bello, anziché col comodino, è arrivato con sembra un drone, sembra più che una macchina fotografica. Perché c'è quell'app che poi ti invecchia. Andrea, vieni a salutarci. Hai visto guarda che c'è, ma stasera c'è un orgia. Hai visto ospite stasera? Hai visto che abbiamo suonato niente. Il tuo disco? Sì, l'ho bellissimo, sentito nella puntata bellissimo, precedente. Bellissimo. Ci è piaciuto, lo vogliamo, lo vogliamo. Facciamo altri, poi ne parliamo un attimo. Allora, il nostro piccolo excursus nella storia della musica black. Partiamo dai 60, l'era disco, eccetera, eccetera. Per arrivare ai giorni, no, anche no, mi sa che stasera ai giorni proprio nostri non ci arriviamo. E però, insomma, la musica, naturalmente, abbiamo degli amici, noi capito Mario, c'è un po' l'atmosfera estiva che ci sta prendendo un pochino la mano.
e perché fa veramente caldo, una bellissima estate, è luglio, col bene che potresti ti voglio aprire. Sì, e perciò insomma sì, però naturalmente come avevamo anche scritto nella nostra pagina Facebook proprio qualche un paio di giorni fa, scherziamo sempre, scherziamo volentieri, ma non scherziamo sulla grande musica. Stasera ragazzi iniziamo con uno dei più grandi successi in assoluto degli anni 60, un successo epocale, credo al numero 22-23 fra le canzoni che Rolling Stones ha definito le 500 più grandi di tutti i tempi, una canzone che il genio Brian Wilson dei Beach Boys ha detto il singolo più bello di tutti i tempi. Perciò ragazzi, una cosa fantastica, una produzione di quello zozzone di Phil Spector, ne abbiamo parlato più volte, spesso. Una delle tre ragazze che cantavano questa canzone si chiamava proprio con il suo stesso cognome e poi ne parliamo un attimo, perché lei ha deciso di tenere questo cognome anche dopo, perché lei ha detto ormai per me era un nome d'arte, capito? Però peccato insomma che era diventato un po' un marchio di infamia. Questo qua ragazzi è in galera per omicidio, poi sarà la fidanzata che era molto giovane, cioè, capito? E forse si dice che magari tenere questo cognome a lei non le abbia giovato in termini di carriera. Avrete già capito, mi auguro di sì, che parliamo delle Ronettes, un fantastico soul classic con il quale iniziamo Fanshack questa sera. Buon ascolto! Soul Classic. Sonore, per esempio mi viene in mente Dirty Dancing, c'è anche Be My Baby. Ragazzi, questa indicò un po' la via, 1963, e fu un botto pazzesco. Phil Spector diventò ancora più Phil Spector, nel senso della leggenda della produzione, che tutti sappiamo, ne abbiamo parlato anche in un nostro trivia, no? Il famoso leggendario Christmas album di Phil Spector. Però loro erano appunto Ronnie Spector, che non si chiamava in realtà Ronnie Spector, si chiamava in un'altra maniera, con la sorella e la cugina. Fu proprio la sorella di Ronnie Spector a chiamare Phil Spector e dire: noi vogliamo fare una audizione, noi vogliamo fare un provino. E lui saltò subito per aria, capito? Il maialone in realtà le piaceva, gli piaceva a lei, la Ronnie Spector, l'avrebbe sposata poi dopo, capito?
e perciò però insomma loro ci se ne frega, intanto noi però, e sono diventate le Ronettes. E appunto si parlava un po' del fatto che perché poi però Ronnie Spector ha continuato a chiamarsi Ronnie Spector quando questo nome era diventato appunto un'infamia. Lei ha sempre detto, anche Tina Turner ha continuato a chiamarsi Tina, certo. Turner ci ha fatto perfino un film per raccontare tutte i casini che il marito le ha combinato, che era cattivo, che la picchiava, che la schiavizzava, eccetera, il eccetera. Però sempre Tina Turner si chiama, perciò fondamentalmente il problema è che quando tu, nella parte iniziale del successo, quando hai un successo mondiale chiamandoti Ronnie Spector, poi dopo non ti puoi chiamare Ronnie qualcos'altro, perché semplicemente quello diventa il tuo nome, stage name, il nome d'arte, in poche, certo, parole. Anche se appunto, se tu ogni volta che c'è un video di loro, del Ronettes, guardi nei commenti di YouTube, 8 miliardi di commenti, e naturalmente Ronnie Spector è una leggenda vivente, per fortuna vivente, per poco, e tutti dicono, per capito? Poco. E tutti quello dicono, perché ha tenuto quel nome, si è rovinata la carriera, eccetera, eccetera. Gode di grande considerazione, vi dico, nell'ambiente musicale viene considerata una delle più grandi cantanti rock femmine di tutti i tempi, anche se però appunto la carriera solista purtroppo è stata un po' quello che è stata, perché ha disatteso un po' le attese. Non ha disatteso le attese, forse è rimasta vittima di tutto questo, ragazzi, da noi in Italia no, ma immaginate cosa è stato a livello mediatico il casino di Ronnie Spector negli Stati Uniti. È stata una cosa, capito, cioè mostruosa, gigantesca, una macchina che ha tritato anche tutto il bello, il grande. Sì, poi loro sono così, ti seccano, poi loro sono puritani, come fai qualcosa, croce, ciao. E adesso sta succedendo un po'. Hai visto Spacey? Hai visto Kevin Spacey anche? Però nella musica, in ambito musicale, dicevo R. Kelly, che era adesso proprio al gadio pure lui. Ma la canzone era fantastica, anche questa molto, no, molto frizzicarella, sì, molto estiva. Molto fresca, fresca. Anche se era, insomma, l'estate del 1963, quando io ancora non eri nato. Cazzate. Poppavo. Promettevi bene, Cretino. Il buongiorno si vede dal mattino. Cretini. Allora, avremo una sfida questa sera? Direi di sì. Challenge? Bella, sì, la direi, ma anche particolare, tra l'altro. Ma wow. Ne parliamo dopo. E praticamente noi invece passiamo all'era disco. A un certo punto tutti diventarono disco, no? Ne abbiamo parlato, forza, molte volte. Esplode la disco e a un certo punto tutti diventano disco, compresi mi diventano disco anche i Jacksons. No. Anche, certo, anche i Jackson, che fino a poco prima si chiamavano Jackson 5, poi adesso si chiamavano Jacksons, e erano delle gigantesche star, ma proprio gigantesche, enormi. Anche se pensa, no? Perché uno dice, pensa che quant'era addirittura i cartoni, una serie di cartoni, sì, animati, sì, capisci? Il delirio collettivo, pensa, mai avresti immaginato che uno dei Jacksons sarebbe diventato ancora più famoso dei Jacksons. Capito? Ancora di più. Era inimmaginabile. E quando arrivò l'ondata disco, loro si fecero un pochino prendere la mano. Lo sai che c'è un aneddoto delizioso su questa cosa, ma ve lo svelo dopo. Sta arrivando il nostro Disco Classic con i Jacksons. Disco Classic. Ladies and gentlemen, this is Funk Shack, the music everyone is talking about. I just can't control my feet.
I just can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. Blame it on the boogie. Guarda Lorenzo, che ora ti snocciolo un aneddoto, guarda, sì. Ma te lo butto proprio qua, sì. Un aneddoto non molti sanno. Questa canzone Blame It on the Boogie dei Jacksons risulta essere composta da Michael Jackson, ma non l'ha scritta Michael Jackson. Se tu guardi i credits, no? C'è scritto fra gli autori sotto il titolo nel disco, c'è scritto Michael Jackson, ma non l'ha scritta Michael Jackson, l'ha scritta un altro Michael Jackson. Hai capito che ganza è questa cosa? Michael Jackson era un artista inglese che aveva inciso questa canzone che si era mossa poco e male. Ricordi, Igor, quando la scorsa puntata, quando era che parlavamo, era già successa un'operazione analoga, Valerio, aiutatemi. Oddio, di quale disco stavamo parlando? Che Doctor's Orders di Carol Douglas. Ah, sì. Che l'aveva fatto un artista inglese e praticamente veramente brutta. E questi produttori avevano avuto questo intuito: facciamo una versione disco che secondo me viene una bomba. E fu una bomba. E praticamente c'era questo artista inglese che aveva fatto questa Blame It on the Boogie, che si era mossa un po' nei bassi fondi delle charts britanniche. Ma evidentemente l'entourage dei Jacksons aveva fiutato bene. E praticamente l'aveva fatta incidere ai Jacksons. È diventato, insomma, uno dei loro classici epocali. E però per coincidenza, appunto, l'aveva scritta un altro Michael Jackson. È uno scoop. Guarda che non la sanno tanti queste cose qua, hai capito? Bisogna portargli la camicia bianca. Secondo me. Una camicia di forza, bisogna portargli. Secondo me dovresti andare, uno scoop per il tuo programma, dovresti andare camera in spalla ad andare a rintracciare l'originale. Michael Jackson, hai diritti. Sei il Michael Jackson sfigato? L'ho capito. Perché poi credo che abbia fatto anche un album, se non ricordo male. Questo Michael Jackson. Secondo me non se lo ricorda nemmeno lui, però. Questo, sì, te lo ricordi solo te e non se lo ricorda nemmeno lui. Perché mi ricordo questa copertina con questo tizio proprio che si chiama Michael Jackson, però non era lui. Questo tizio. Bellissimo, questa pezza era bellissima, lo aspetta, forse ce la faccio. Michael Jackson, Randy Jackson, Jermaine Jackson, Jackie Jackson e Tito Jackson. Che? Perché in genere ne manca sempre uno, come certo, Nani. Certo. Stavolta c'era anche Tito. Perché ce n'è un altro. È il famoso Tito. Perché quando Michael si assentava, sbucava fuori il sesto fratello. Non si sa mai dove mettere il Tito. Il Jackson di rimpiazzo saltava fuori. E va bene, bella roba. Erano ancora molto giovani, ma era già da tempo che erano successo. Praticamente Michael era un bambino quando hanno avuto, cioè praticamente quando hanno avuto successo, Michael aveva l'età di quelli che sarebbero stato in seguito i suoi fidanzati. Non me lo fate dire, perché ragazzi, che quando nomini questa cosa i fans si irritano tantissimo. E quindi? Mi sono fermato in tempo. Mi sa, che ci racconti? Come va? Giravo da queste parti. E peccato che sei arrivato tardi, perché noi ci siamo intrattenuti nella piscina. Ma io ho visto i momenti ai primi siamo venuti qua a fare una sorpresa che poi vedrete in televisione. Ah, nel tuo programma, ricordalo, esatto. Che si chiama? Il programma si chiama Il Blitz, su tutti i giorni dal canale 18, dal lunedì al venerdì alle ore 8. Alle 8 di mattino. TV. Chi dorme non piglia pesci, il mattino allora un bocca, non mi fate dire tutti poi i detti. Poi avremo le repliche che andranno sulla pagina La Iena Scomoda, certo. Pagina Facebook, oppure sul canale YouTube, sempre del... Però intanto è importante, intanto la mattina, mentre prendete il caffè, fate colazione. Bello, e poi l'estate, insomma, alcuni fanno ancora con più comodo la mattina, perciò vi fermate un attimo e guardate. Il Blitz che dura quanto, fra l'altro, dalle 8 alle... Ma... 8 e 20. Colazione, circa, praticamente. È tempo di fare una colazione, carina. Il momento più bello della mattina, ti vedi un bel programma.
Ti vedi? Parli del programma oppure? Sti cazzo, ti vedi un bel programma? Parli del programma, hai detto, insomma. Ha detto gotica. Beh, beh, un bel taranzo, insomma, vuol dire, no? Vabbè, diamogli, diciamogli di sì, dai, insomma, io. Guarda che c'è Miriam, guarda che c'è Tania, scusami, pardon. C'è Tania. Ciao Tania, Tania. No, è a posto. Senti, ti stipendiano, cioè come funziona? Cioè tutta sta roba tu la sopporti? No, gli danno l'accompagno, credo, è quella la cosa più bella. Poi dopo vieni a salutarci qua al microfono. E c'è anche Patricia, la... vero? Finalmente, perché stasera non eravamo una caserma, la ragazzi. Stasera... Eravamo una caserma. Perciò procede tutto bene. Che fai? Fai una pausa estiva? Fai allora, un break? Sì, oppure... c'è... Allora c'è tanto perché sono stato contattato da Bruxelles. Dove ci sarà un'intervista. L'europarlamentare anche esatto, te. Esatto, ci sarà un'intervista. Parleremo di un argomento molto serio. Sono stato contattato da Bruxelles per parlare di questa cosa qui. Andrà anche questa qui sul canale 18. Quindi bello. Stiamo preparando tutta questa cosa qui. Mi stanno cercando, non so il perché. I carabinieri? No. Hanno già dato. Presto. Hanno già dato. Però ecco, la cosa importante è che riesco, anche se in un modo un po', dico io, grezzo, ma di arrivare alla gente con la dura e cruda verità che si vede con le immagini, insomma. Con un po' di faccia di culo, perché c'è un po' di, capito, un po' di cazzimma. Beh, no? Come questo non gli manca. I napoletani direbbero un po' di cazzimma, quella non ti manca, ce mi sembra di capire, no? Cielo. A dopo di camera. Allora, Mario Pozzo normalmente viene qui a suonare, bravissimo musicista. Gli stiamo facendo fare tutto. Siamo questo tutti multitasking, facciamo tutti un sacco di altre cosettine carine. Facciamo tutti, tutti, nessuno escluso. Io faccio le pulizie di lunedì pomeriggio qui. Che faccio cosa? Allora, Energetic DJ che fa il DJ e rompe coglioni. Lui invece quello, vabbè, fa solo queste soltanto due. Per rompere coglioni. Lui fa solo queste due cose qui. Adesso se n'è andato, perciò suoni anche la musica tu, Mario, perché Valerio se n'è proprio andato. Vabbè, cioè, un attimo di emergenza. Stasera Valerio fa il cazzo che gli pare. Chiedo scusa a Licciardi perché Funk Shack va su Radio Star Grosseto e poi lui si irrita un pochino per le parolacce. Licciardi, però, capito, questo se n'è andato. Deve questo che lì a mettere il beep. Grazie, che il cazzo vi riesce? Una poesia del Pascoli. Non fa, a volte ritornano, a volte ritornano. Fai con comodo, funghi. Grande, non sapevo più veramente cosa cazzo dire. Ho fatto una pipì. E proprio adesso? Quando vieni. Il famoso quarto d'orina. L'ho fatto di là. Meno male che l'ha fatto di là, cioè qui insomma era peggio. Quindi. L'ho tenuta, ma poi alla fine. Dai. Hai capito? Hai capito che degenerazione questo programma cosa sta diventando? Io vi amo la degenerazione. Vi amo. Completa, datemi un quarto d'orina prima. Io l'avrei datemi un quarto d'orina. Un quartino proprio. Un quartino, capito? Neanche una mezza litra. Ragazzi. Mi viene quasi cosa. Mi tagliate fa... oppure. No, ma si tiene tutto noi. Anzi, aggiungiamo. Ma quando mai? Mi fa quasi specie, capito, queste canzoni fantastiche. La contrapposizione, no? Grandi classici e grandi cazzate. Speriamo che sia come dici te. Ma, fra l'altro ci concediamo alcuni momenti reggae in estate, vero? Ultimamente gli abbiamo un po' dato. C'ho l'infradito, non si vedono ma c'ho l'infradito. E perciò, guarda che il nostro contemporary classic proprio reggae. Io c'ho anche il tanga. Eccolo, è in arrivo. Contemporary classic. Girl, the way you
Bella, infatti stavo chiedendo, Valerio, a Igor Energetic DJ, ha avuto successo in Italia questa canzone? Io no, ero proprio in Inghilterra, dove ha raggiunto il numero uno delle charts. Pensate. Un grosso successo. Eddie Grant ne ha fatti diversi di successi. So sì, che alcuni sì. hanno avuto una eco forte anche qui in Italia. Certo, però in questo preciso istante, nell'82, io non c'ero. Ero proprio là e fu un grossissimo successo. Ha raggiunto il numero uno della vetta. Come solista, nonostante dei grandi successi, proprio la vetta l'ha raggiunta solo con... Questa l'aveva raggiunta in precedenza con... Invece con il gruppo nel quale militava prima di questa carriera solista di grande successo, che si chiamavano The Equals. La canzone è un classico, Baby Come Back. Era appunto, e c'era anche Eddie Kendrick, quindi Eddie Grant. Eddie Grant in quel... Ragazzi, cioè, Giuseppe, fai come ti pare, vieni, non vieni, gironzoli, trastulli, ti tocchi il palco. Cioè, fai come... Cercava il quarto d'ora di urina. Cercava il quarto d'ora di urina. Ti sei preso un quarto d'orina anche te? Va bene. E a proposito di chi c'è, chi non c'è, chi non c'è, si arrangia il nostro fotografo dei Vips. Da, già è vero, è piccinino, vero. Ragazzi, stavo raccontando appunto a Tania e a Patricia che Nicola viene qua e bravissimo, naturalmente fa questo, a volte siamo in tre, capite, sei le solite tre facce di cazzo, e lui piccinino non sa più cosa fotografare, lo studio è bellissimo ma è sempre quello, io sono sempre quello, lui sono sempre che, quando invece a volte abbiamo tanti ospiti lui può avere un impegno di lavoro, non essendo lui ricco, però ce li ha veramente non essendo ricco come noi deve cosa lavorare in questo modo, è certo, lui è fotografo dei VIP, noi siamo i VIP, certo, noi possiamo, tranne la classe operaia qua che va in paradiso, che ora però in paradiso ci vai più tardi perché io a questo punto pure stasera con no, Landini no. Oh. Con Landini nel senso il trattore, bene, sì. no con no, Landini il sindacalista, abbiamo deciso che questa è la mia pausa sindacale remunerata, meno male, vai, e a questo punto io Violo. Il sacro microfono. No. Sì. E gli frego le cuffie dorate. Sono bellissime. Adulterio questo. Sono bellissime. Sì, adulterio. Questo è adulterio. Or dunque, siamo di nuovo qui. Siamo di nuovo noi. Cosa ci presenti questa sera per questa challenge della quale ignoro assolutamente... Sì, ma forse è meglio. Però ragazzi, questa volta non c'era niente. Quindi ho controllato sul gruppo, non c'era niente. Sei d'accordo con me che sei un ignorante, quindi, giusto? Nel senso che ignori? A volte sì. Nel senso che ignori? Sì. L'ignoranza è beata, È beata? A volte sì, anche okay, questo. Perfetto. Ok, otto. Quindi, ora facciamo un attimino bando alle ciance, era così? Ciancio alle bande. E sentiamo Valerio cosa ci propone questa sera, in che versione, in che modalità d'uso, leggere prima le avvertenze. Tornando alla settimana passata abbiamo messo sul menu alcune cose. E cazzo dai, non c'ero. Ti appunto per quello è una serata. Avevo tirato fuori qui dal cappello magico un album. Facciamo un briefing. Questa volta non c'è nessun album, però c'è un trittico. Wow, questa sera non si sa bene chi ha rubato cosa, chi ha preso quell'altro. Diciamo che è un'orgia di musica. Un'orgia di musica, qualcuno bello. Ha preso di qua. Allora Berlusconi, di allora è Berlusconi. Intercambiate le cose, capito? Quindi diciamo si sta sul funk, si sta sul momento bello. Sul momento mi funk. Mi stai un po' sul funk. Donna Summer del mezzo, ma soltanto per un campione vocale. Pip pip. Ma è Donna Summer pip davvero pip. Come l'altra volta che poi in realtà era Diana Ross? Bad Girl. Oh. Ok, quello è il pezzo di partenza girl. Che bad i secondi girl. Che sono Casey e Sunshine Band hanno preso quel pip pip, quella cosa, quel parapapa, suonino. Parapapa.
E poi tutto questo viene, sfocia nell'ultimo che vabbè, si non, parla non, di non ci sbottoniamo no, troppo Dan Hartman Instant Replay il pezzo bello, insomma, bello. Siamo in territorio giusto, secondo me giusto giustissimo stasera. Direi. L'altra volta sono stato criticato da Daniele per essere andato in Borgogna nel Lisciateau, avevo detto nei castelli francesi, francesi, e quindi questa sera siamo rimasti un pochettino a casa più fedeli alla linea diciamo di sì dai. E che vogliamo fare? Ce lo vogliamo ascoltarcelo oppure no? Ce la spariamo. Spariamo. Vai. The Funk Shack. The Challenge. Challenge. Oh,
Bella roba, bella roba, una bella storia. Non so, ero là, ero di là, mi intrattenevo con gli ospiti. Ho sentito Donna Summer con The Bad Girls. Bad Girl. Sì, bella, bella. Poi ho sentito Casey and the Sunshine Band con Give It Up, Baby Give It Up. E quello che è stato un po' il loro ultimo successo di una qualche risonanza, diciamoci la verità, no? E poi Dan Hartman, Instant Replay, grosso, grosso, grosso successo. Fra l'altro, ricordo male o fu riportato al successo dai Take That? Sì. Era Instant Replay, vero? Sì. I Take That, che sono andata a rispolverare. No, è vero. Uno è vero. Dei loro primi successi fu la cover di questa canzone. Vabbè, dico cretinate? No, ricordavo la suonavo in radio. No, quando eri giovane leggevi Cioè. Esatto, ragazza Cioè. Ok. Dai, Lorenzo, è stato. Torna a trovarci. No, ma non glielo dica, che poi ci torna veramente. Torna che poi facciamo un'altra esilarantissima gag. Cioè, ce l'abbiamo a base. Mi sono fissata. Proprio, sai quando c'è proprio la genuinità, cretini, di una cosa, cretini, no? Che trasuda. Cioè, mezz'ora per prepararlo e poi. Sta cagare. Dal primo gennaio che stiamo arrivando. Ma poi, cazzo, non arrivavi mai. Non sai proprio. Ma infatti, che cazzo ci siamo guardati negli occhi? Ma questo che cazzo si è addormentato? A un certo punto io avevo già cambiato argomento perché dico, ma boh. Sì, tu è morto, forse hai preso. No, mi faceva, non si faceva. Non sapevo più che dire, ero disperato. Dico, ma adesso che lo dico? Fantastico, basta. Fantastico. Vabbè. Ma qui facevo il trenino. C'ha ragione, però io. Va bene, va bene. Che ti volevo dire? Davvero, scherzi a parte, ci ha fatto naturalmente piacerissimo. No, che sei. No, scherzi a parte, la Iena. Questa è la Iena, diversa. Un'altra cosa, un'altra cosa. Sei veramente cretino. Cretino, proprio in un mondo. E perciò, scherzi a parte, torna davvero a trovarci. Sì. Torna a trovarci, se non ti fanno fuori, perché prima o poi, insomma, secondo me. Vabbè, andremo a funerale, sì. Vai tranquillo. Ti promesso tante. Ti tocca, secondo me, prima o poi ti tocca. E nel frattempo, finché ci sei, torna a trovarci tutte le volte che vuoi. Ci divertiamo in tua compagnia e mi auguro che un pochino sia anche, insomma, il viceversa. Beh, certo, facci salutare Tania. Tania? Tania! Vieni a salutarci, se non altro vogliamo conoscere la signora che ha tutta questa pazienza. Questa stoica pazienza, questa roba che poi in confidenza ci dici quanto ti danno per sopportarlo. Tania ama molto i gatti, lo sai? No! Abbiamo una passione in comune. Giuro, non lo sapevo! Sì, mi ha fatto vedere tutte le foto di tutti i suoi gatti. Genuina anche questa, trasuda proprio la purezza. Banco preparata, Siete cretini. Bene, signori, grazie per averci fatto visita. Grazie per averci fatto visita. Buon tutto e mi raccomando, e alla prossima. Ciao. Lorenzo Mancineschi, la Iena scomoda, lo trovate un po' come questi pantaloni, direi, no? E mi cascano, ma tanto c'ho le mutande celesti, vedi? Così per non si vede quando c'ho, perché mi arrivano a metà gamba. Tutto intorno. Per forza mi cascano, però non mi piacciono. Questa tutta sta pantomima mi facci credere che sei dimagrito? No, cioè, cretino, mi sono sempre cascati. È che però a me non piacciono le cinture sui pantaloni colorati, perciò mi cascano. Ma tanto fa caldo, ma capirai, ci siamo anche concessi un po' di bordo piscina stasera, una meraviglia, un incanto. Ci siamo concessi tanta bella musica. Andrew, vieni un po'. Andrew Mosca, vieni a salutarci. C'hai qualcosa che bolle in pentola? Un altro requello? Era bellissimo, dai, Love Unlimited Orchestra. E insomma, ti piace vincere facile. Cazzo, quello è un pezzone. Ma era veramente bella, lo sai che era molto estiva. Era molto bella, che poi sentito come usciva bene, capito, anche su YouTube, su Mixcloud la sentivo, dico, senti come esce bene il rework di Andrea di questo mega classico di Barry White. Bello, grazie, è stato un grazie per averci concesso l'esclusiva, ci ha fatto molto piacere. Promesso, non l'ho messa la catena, l'ha messa Aigo stasera, ma la scorsa puntata ce l'avevo, però Valerio però c'ha appunto, però vedi la scorsa Valerio c'ha il bracciale, ho fornito tutti, bracciale. No! Hai fatto anche le mutande, Andrea. Sì, però. No, il bracciale. Il bracciale è bellissimo. No, rimarrà negli annuali. No, il bracciale. Negli annuali rimarrà. No, oddio mio, no. Ragazzi, meno male che abbiamo finito, perché non so dove si può arrivare stasera, se la china è questa. E perciò, insomma, va bene, stasera la musica c'era, ma quella c'è sempre, no? Dico sempre, Andrea, scherziamo su tutto, ma non sulla musica, perché insomma, l'ingrediente principale di Funk Shack è quello, ma naturalmente ci fa molto piacere quando ci venite a trovare, quando abbiamo ospiti, quando abbiamo altre energie, altre cose, insomma, in modo che in qualche modo Funk Shack finisce con l'essere una specie di lab
laboratorio di idee, vero, di creatività. E di piacevole proposte. Anche per noi quando si partecipa. E mi fa piacere, a parte il caldo, perché insomma quella è la parte un po' meno, sai, il nostro studio in estate è la parte un po' meno piacevole, è il caldo, noi pompiamo, cosiamo, ma insomma ragazzi è una battaglia impari, perché la campana è bella, noi pompiamo, è bella perché è piccola, perché è accogliente, tutta insonorizzata, perciò non si respira, c'è Cuozzo che sta per esalare gli ultimi respiri dietro con quel coso, cosa in mano, cataplasma in mano, e secondo me raccolta fondi per il funerale, quello, perché ragazzi quello poi è l'angolino killer bello. Io ci ho fatto qualche stagione di Funk Shack proprio in quell'angoletto, e quando lui ha deciso ragazzi cambiamo un po' la bella, sì, innanzitutto cambiamo che noi ci spostiamo di qua e nell'angoletto di là ci vai te ora per infatti un po', infatti così è andata, abbiamo da quello veramente lì non c'è salvezza, senti cos'è una grande conquista, però è stata bella l'introduzione sindacale. In piscina hai visto che bella l'acqua, era bellissima, era tutto bellissimo. Giuseppe ti sei perso il bordo piscina, ma insomma magari no, perché io c'ho da lavorare. Lui no, non essendo un VIP ha bisogno che lavori. Tante battute divertenti ha detto stasera, veramente fino alla fine sei in un inesauribile pozzo di cazzate, e praticamente questo invece è un inesauribile pozzo di grande musica, di musica leggendaria, perciò seguiteci su Facebook, su Instagram e su Twitter, e naturalmente i nostri canali dove vedete i nostri video, i video di questa puntata su YouTube, dove li sentite su Mixcloud. Volevo salutare Michele che mi manda le foto mentre mangia le peggio porcate, abbiamo visto le peggio zozzerie, capito, mentre Michele ascolta Funk Shack, è lui. E mi vuole farmi dispetto perché sono in dieta cardio, capito, in dieta cardio, allora, e io spero che ti viene il mal di pancia, questo te lo volevo dire qui, capito, davanti alle telecamere di Funk Shack, stasera sono anche più del solito. Un salutone a Michele, un salutone ai nostri amici della provincia, ciao, ciao. Periferia di Belluno, un salutone a tutti, e che dicevi? Ma sul Radio Star non ci andiamo più. Ci andiamo. Abbiamo parlato l'ha prima. Detto, l'ha detto, ero distratto. No, è che era su un altro pianeta. Vuoi dire che mi facevo i cazzi miei? Hai fatto tutta solito la sera come ti pare. Te ne andavi. No, ma non essere così. È andato a cercare il suo quarto Torino. Ti sei concesso il tuo quarto Torino, e perciò questo era quanto. Alla prossima. Ciao. 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 We are live at this location around the world at this moment in time.